A Camigliatello Silano, in occasione dell'Assemblea regionale del Partito Democratico, chi si aspettava qualche vibrata contestazione è andato via deluso. Alla fine l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al segretario regionale Ernesto Magorno, contestato dai soli cosiddetti dissidenti di Lamezia e dai giovani del partito. Troppo poco per poter pretendere l'azzeramento della classe dirigente. Nella 2 giorni di dibattiti pochi sono stati gli interventi con proposte vere per rilanciare un partito che alle ultime elezioni ha subito delle cocenti sconfitte. Tra questi quello del governatore Mario Oliverio, secondo il quale per riconquistare il proprio elettorato il PD deve essere in grado di progettare un proprio codice etico. Ha invitato il PD a schierarsi a sostegno della magistratura e ad elaborare un codice etico per riconquistare gli elettori e i cittadini. Ma io ritengo che in particolare in una regione come la nostra, vale in generale, ma in particolare in una regione come la Calabria, l'azione della magistratura è salutare, è di fondamentale importanza, è una delle leve per determinare il cambiamento necessario nel senso democratico, della bonifica necessaria, perché nel corso degli anni la presenza della criminalità e anche le degenerazioni, il malaffare, hanno determinato un vero e proprio ostacolo allo sviluppo, alla crescita. E per questo è necessario che la politica compia un salto di qualità. La politica non deve attendere la magistratura, la politica deve fare il suo compito e salutare l'intervento della magistratura, l'azione della magistratura, ma la politica deve assumere iniziative autonome. Ecco perché ho parlato della necessità di dotarsi, di darsi un codice etico per far sì che si stabiliscano regole rispetto alle quali chi trasgredisce naturalmente deve essere oggetto di sanzioni, di iniziative, di espulsioni o di atti conseguenti da parte della politica. Una capacità di autorigenerarsi della politica credo che sia possibile, anzi è necessaria.